anche un commento a questa ulteriore consegna di alloggi per gli studenti? Beh, diciamo che si stanno perfezionando con tempi anche molto rapidi quei progetti che abbiamo portato avanti per realizzare gli alloggi proprio per gli studenti universitari. Direi che questa in particolare è un'iniziativa che mi fa tornare indietro nel tempo. E ricordo perfettamente che era il 2020 in pieno Covid e convocai una riunione da me a Palazzo Tonini con l'assessore e con i tecnici e l'ATER naturalmente, proprio per valutare questa opzione e questa possibilità. C'era una delibera CIPES del 2017 che però non contemperava tutte le risorse e quindi abbiamo deciso di agire. Lo ricordo perfettamente perché il giorno dopo due dei presenti al tavolo sono risultati positivi al Covid, e quindi questo ha comportato per tutti noi tutta quella trafila che ormai abbiamo dimenticato ma che è stata una costante dei nostri rapporti in quel periodo, per cui siamo dovuti andare tutti a fare il tampone, le verifiche e tutto il resto. Per il resto abbiamo utilizzato risorse del PNRR e devo dire che abbiamo battuto tutti i record perché abbiamo anticipato questa consegna di circa 3 anni, quindi sono molto soddisfatta. E lavorare in silenzio e lavorare concretamente, arrivare a risultati, questo è un po' il mio stile, quindi sono contenta di questo risultato di oggi. Assessore, qual è la situazione degli alloggi con questa ulteriore apertura? Guardi, con l'ultima apertura, questa è la terza in meno di 20 giorni, posso affermare che daremo quindi una totale accoglienza a tutti i ragazzi risultati idonei dopo le varie ovviamente istruttorie effettuate dall'ADISU richiedenti, quindi garantiamo l'alloggio a tutti i ragazzi che ne hanno fatto richiesta. Ulteriori step, assessore, per gli studenti? Ulteriori step, avremo poi quest'anno, concludiamo oggi l'inaugurazione dei vari studentati e poi avremo il prossimo anno ancora Agraria e Via Innamorati e valuteremo altre soluzioni abitative che ovviamente potremo attivare già dal prossimo anno accademico. Allora, assessore, una consegna importante, tutta l'opera di riqualificazione l'ha eseguita ATER con dei fondi del PNRR che si dimostrano ancora una volta un volano anche di sviluppo dei territori, no? ATER ha un impegno rilevante, lo ricordo, sono ben 422 posti letto nel complesso a Perugia per 5 studentati. Questo è l'ultimo esempio di una rigenerazione urbana, perché noi non puntiamo alla riqualificazione ma alla rigenerazione di un quartiere. C'è l'impegno, i risultati li tocchiamo con mano, oggi è una giornata particolarmente positiva per questo. Ecco, questi appartamenti saranno occupati da studenti, quindi si rivitalizza, come diceva lei, l'intera area, l'intera zona. Si rivitalizza, abbiamo detto, però con dei criteri, ci deve essere un qualcuno che all'ingresso controlli la situazione, perché il quartiere, lo sappiamo, ancora è problematico, però investiamo, ATER investe non solo sui settori tradizionali delle politiche per la casa, ma anche in particolare per dare un contributo importante allo sviluppo dell'università e quindi dell'aiuto agli studenti che vengono a Perugia a studiare. Ricordo che è in fase di conclusione, lancio il cuore oltre la siepe, l'abbonamento per gli studenti universitari, perché oggi di nuovo altra riunione e nel caso in cui dovessimo riuscire nell'intento, gli studenti potranno benissimo andare a abitare ad Assisi, Bastia, altrove, perché avrebbero comunque l'abbonamento gratis per raggiungere l'università. Penso che sia un doppio contributo importante. Arriva che avvenire con la capacità di eliminare dei luoghi a condizioni di degrado, di sottrarre spazi all'abbandono e anzi andare lì a inserire vita, giovani, occasioni, opportunità di crescita, di formazione. E in questa direzione vanno inseriti tutti i progetti su cui stiamo lavorando, quindi dall'ex scalo merci che a breve inaugureremo entro la fine dell'anno
ai luoghi di formazione che abbiamo rigenerato, qual è la scuola Pestalozzi, e fondamentale anche questo progetto dello studentato, al quale poi seguirà, questa è la volontà del Comune della Regione e di Adisu, anche un altro studentato proprio nelle vicinanze di questo che oggi apriamo. E la cosa bella è che in questi anni questa visione è stata sposata e seguita da tanti attori anche privati. Vengono in mente anche i tanti centri di formazione professionale che proprio in questa stagione hanno deciso di andare a collocare la loro sede in quest'area. Ecco, allora guardiamo con soddisfazione a questa giornata, sapendo che è solamente una tappa di un percorso ancora lungo, ma sapendo che quel tipo di visione all'inizio guardata anche con un pizzico di diffidenza, invece fortunatamente sta producendo buoni frutti. Ecco, non aggiungerei altro, ma sono ovviamente contento e soddisfatto per questa giornata. La Regione dell'Umbria, il Comune, l'Adisu e l'Ater stanno dando una risposta concreta alla crisi abitativa. Siamo con l'assessore Scoccia. Anche il Comune sta facendo tanto per risolvere questa crisi. Sì, in questo momento sappiamo di dover dare delle risposte importanti per la crisi abitativa soprattutto degli studenti in questo caso. Oggi stiamo inaugurando un pezzo importante per aggiungere posti letto a disposizione, ma oltre a questo c'è un grandissimo valore in termini di riqualificazione urbana, perché siamo in un quartiere strategico di Perugia su cui insiste un programma per la riqualificazione e la restituzione anche alla cittadinanza di un quartiere che fino a poco tempo fa era quasi del tutto abbandonato. Portare qui gli studenti significa rivitalizzarlo insieme ad altre politiche ulteriori sul territorio che rispondono anche a un'esigenza di individuare spazi distribuiti su tutta la città, come l'università stessa è radicata nei nostri quartieri, è un segnale importante a cui ne seguiranno sicuramente anche degli altri. Presidente, che significato ha la consegna di questo studentato e il ruolo di Ater? È un momento molto importante e non è un modo di dire così solo per dire. È un momento importante proprio perché è un nuovo inizio per questa parte della città di Perugia e contiamo che potrà avere un riflesso positivo sull'area circostante e per la città intera. Ater, come ente attuatore di Regione Umbria, ha provveduto in maniera molto tempestiva a realizzare un intervento di cui c'era molto bisogno, cioè degli alloggi in elevato standard per studenti. La rifunzionalizzazione dell'area che inizia in questo momento proprio con l'inaugurazione dello studentato è altresì molto importante perché è una delle primissime opere del sistema PNRR-PNC, Piano Nazionale Complementare, che viene davvero realizzata e viene realizzata in un doppio anticipo, quello sui termini finali del 2026 e quello ancora per qualche ragione statistica più stupefacente di essere in anticipo sui tempi previsti per l'appalto. Quindi la soddisfazione è doppia e consideriamo che questo possa essere un nuovo inizio anche nella funzionalità del dinamismo che Ater, come ente attuatore di Regione Umbria, ha saputo dimostrare. Altri posti letto vengono consegnati agli studenti, insomma, quindi è un passo in avanti, un plus per l'università, no? Assolutamente sì, noi siamo molto sensibili e tuteliamo costantemente il benessere degli studenti e il loro diritto allo studio. Queste iniziative, questa come le altre che sono avvenute precedentemente, sono un segnale molto buono per noi e siamo assolutamente disponibili e fattivamente collaborativi con le istituzioni del territorio in modo che i nostri studenti trovino un numero adeguato di alloggi e soprattutto alloggi accessibili.